abbiamo visto la volta scorsa le disequazioni a coefficienti numerici intere razionali, okay? Di primo grado, e abbiamo visto come si risolvono utilizzando i principi di equivalenza. D'accordo? Oggi vediamo come si risolvono disequazioni di questo tipo. Supponete di avere un'espressione come questa. Questa disequazione formalmente non è più di primo grado, perché c'è il prodotto tra due binomi, ciascuno di primo grado, quindi questa espressione, se la sviluppassi, sarebbe ed è di secondo grado. Però è fattorizzata, è scomposta in fattori. Okay. Quindi è quanto di più prossimo si può immaginare a un'equazione di primo grado. Per risolvere questa disequazione, come anche quella di primo grado, significa determinare per quali valori dell'incognita x questo prodotto è positivo o nullo. Okay. Qui l'unica cosa da non fare è sviluppare il prodotto e portare il termine senza x a destra, perché se lo facessi avrei i termini con x quadro e x. Non ho un x da una parte sola, ho più monomi che contengono la x e sono irriducibili. Quindi il metodo che abbiamo visto con le proposizioni di primo grado non è. Dobbiamo trovarne un altro. E questo altro metodo discende da una semplice legge dell'algebra. Il prodotto tra due espressioni, se ho A per B, due grandezze A e B, danno un prodotto che è positivo se A e B hanno lo stesso segno. Vi ricordo la regola che abbiamo visto a suo tempo, ma che abbiamo visto sicuramente anche le medie: più per più fa più, meno per meno fa più. E qui mi chiedo quando questo prodotto fa più, più al massimo 0. Ok? Quindi due, ripeto, espressioni, il prodotto di due grandezze, che siano semplici o complicate, poco importa, ma il loro prodotto è positivo se le due hanno lo stesso segno. Se avessi avuto questa espressione minore di 0, allora la risposta era il prodotto è negativo se hanno segno opposto. Non importa quale delle due più e quale meno, basta che il segno sia opposto e il prodotto è negativo. Ok? Quindi se ho come questa un'espressione fattorizzata, dove ho più fattori il cui segno non è noto a priori, perché il segno di questa espressione dipende da x. Se x vale 1 è 0, se vale 2 il segno è più, se vale meno 1 è negativo. Ok? Il segno di questa parentesi e di questa parentesi dipendono da x e dipendono da x in modo diverso. Devo andare a stabilire qual è il loro segno a seconda del cambiare della x. Perché ripeto, se x assume valori diversi, queste espressioni hanno segno diverso. Ok? E inoltre, dopo che avrò stabilito qual è il segno della prima e della seconda, devo andare a confrontarli. E saranno soluzione di questa disequazione le x che rendono la prima e la seconda parentesi entrambe dello stesso segno, o tutte e due più o tutte e due meno. È chiaro il principio? Cioè le disequazioni di questo tipo, cioè dove a destra ho 0, a sinistra ho un'espressione fattorizzata, cioè scomposta in fattori che dipendono in generale da x, cioè il cui segno a priori non è noto, si risolvono andando a studiare il segno di ogni singolo fattore. Quindi ho due, se ne avessi tre, studierei il segno di ogni fattore. E poi li confronto per stabilire
qual è il risultato. Se ne ho due, devono accendere lo stesso segno affinché il risultato sia più. È tutto chiaro? No. Benissimo, facciamo un esempio così sarà più chiaro ogni altro. Qui ho aperto due fattori, 2x più 3 e x meno 1. Li vedete? Siamo a buon punto. Li riscrivo. 2x più 3 per x meno 1, mi chiedo quando è questa espressione maggiore o uguale a 0. Risposta. Questo prodotto è positivo se i fattori sono dello stesso segno, principio elementare dell'algebra. Più per più fa più, meno per meno fa più. Ma non so se questo segno, questo fattore è più o è meno. Non lo so perché dipende da x. A priori il segno cambia. Se x è 0, questo vale 3, segno positivo. Se x vale meno 2, questo è meno 1, segno negativo. Quindi al cambiare della x cambia anche il segno. Quindi prima domanda a cui devo rispondere è: qual è al variare della x il segno di questa espressione? Quindi la considero da sola, quindi il primo fattore, 2x più 3, e mi chiedo che segno ha, cioè quando è ad esempio che è positivo. E questo lo so già fare con le discussioni intere del primo grado, basta spostare il 3 a destra e dividere per 2. Questa risolve da x maggiore uguale a meno 3 mezzi. L'espressione è positiva se x è più grande di meno 3 mezzi ed è nulla se x è uguale a meno 3 mezzi. Quindi di rimando è negativa se x è più piccolo di meno 3 mezzi. Ok? Secondo fattore, x meno 1, mi chiedo la stessa cosa. Quando è che è positivo se x è maggiore o uguale a 1? Se è più grande di 1 è positivo, se è uguale a 1 è nullo, se è più piccolo di 1 è negativo. Adesso so il segno di ogni fattore. Ok? Devo andare a confrontarli, perché la x che sta in questa parentesi è la stessa che sta in questa. Devo prendere come soluzioni le x che rendono i due fattori dello stesso segno. Devo sapere quando i segni coinvasano e quando no, quando significa per quali x. Per fare questo costruisco, lo faccio graficamente, costruisco una tabella. Conviene cambiare pagina. Questa asse orizzontale rappresenta i valori delle x, la mia incognita. Questo rappresenta numeri. Su questa porto i due numeri notevoli che ho trovato, il meno 3 mezzi e 1. Perché? Perché in corrispondenza di questi numeri i due fattori cambiano segno. Se x supera o non supera quei due numeri, il segno dei fattori è diverso. Li riporto in modo ordinato, meno 3 mezzi e 1. Questo dividono l'asse delle x in tre intervalli, tre regioni. Sotto questa retta riporto i segni dei fattori che ho appena trovato. Quindi il primo fattore, 2x più 3, abbiamo visto che è positivo a destra di meno 3 mezzi. Quindi a destra di meno 3 mezzi il primo fattore ha un segno più. E segno un più in corrispondenza di questo, e mentre qui è negativo, e in tre mezzi è nullo, metto un tondino. Ripeto, questa riga significa, qui riporto al variare, come leggere l'orario dei treni. Qui ho il treno e qui c'è l'orario. È una tabella. Se la x sta in questo intervallo, il segno di 2x più 3 è negativo. Se la x sta tra a destra di meno 3 mezzi, la x il 2x più 3 è positivo. E sotto riporto il segno del secondo fattore, x meno 1. X meno 1 è positivo a destra di 1, quindi a sinistra è negativo, a destra è positivo, in 1 si annulla. Posso fare l'ultima parte? Sì, appunto. Sì, perché ho detto si annulla, questa è l'ultima cosa che ho detto.
Allora, io ho fatto la linea. Prima domanda cui devo rispondere. Qual è il segno dei due fattori? Quindi li prendo da soli e risolvo, mi chiedo quanti sono positivi, per esempio. Quindi 2x più 3 è positivo, 6x è più grande di meno 3 mezzi. X meno 1 è positivo, 6x è più grande di 1, maggiore o uguale al limite, il limite si può messo uguale. Adesso devo confrontare questi due segni. E per farlo uso una tabella che ha tre righe. La prima è una retta orizzontale che rappresenta i numeri, il valore della x. Le due successive rappresentano segni, i segni assunti dai due fattori. Qui ho il primo fattore, 2x più 3, che è negativo a sinistra di meno 3 mezzi. Qui c'è meno 3 mezzi, da questa parte c'è la sinistra, da questa parte c'è la destra. Se x sta qua vuol dire che è minore di meno 3 mezzi, perché la freccia punta verso destra, di qua cala, di qua cresce. Quindi se x è inferiore a meno 3 mezzi, questo numero è negativo. Qualunque altro x a destra di meno 3 mezzi fa sì che questo numero sia positivo, infatti ho segnato il più. Similmente per x meno 1, x meno 1 cambia segno in 1, a destra di 1 è positivo, a sinistra è negativo. E adesso so per qualunque x qual è il segno del primo e anche del secondo fattore. Quindi, siccome moltiplico questo fattore per questo, a sinistra di meno 3 mezzi meno per meno fa più. Tra meno 3 mezzi e 1 meno per più fa meno. A destra di 1 più per più che fa più. 0 per meno fa 0, più per 0 fa 0. L'ultima riga in fondo mi dà il segno di quel prodotto. La disequazione di partenza mi chiedeva un attimo quando questo prodotto è positivo o nullo. La risposta ce l'ho guardando la tabella. Positivo significa più. Quindi le soluzioni sono relative agli intervalli dove ho il più. Quindi a sinistra di meno 3 mezzi e a destra di 1. Con 1 e meno 3 mezzi inclusi, perché in meno 3 mezzi il prodotto è 0, in 1 il prodotto è 0. E la disequazione chiede quando il prodotto è maggiore o uguale a 0. Di conseguenza la soluzione è x minore o uguale a meno 3 mezzi, oppure x maggiore o uguale a 1. Attenzione, quello che c'è scritto qui lo guardo alla fine se c'è maggiore o minore. Quello che c'è scritto qui e qui sono totalmente indipendenti da questo. Quello che mi chiede la disequazione una volta che è in forma normale, cioè che c'è il termine a sinistra è fattorizzato e a destra ho 0, quello che c'è scritto qui lo guardo solo dopo che ho finito la tabella per scegliere se le soluzioni sono di più o di meno. Se qui avessi avuto la disequazione 2x più 3 per x meno 1 minore o uguale a 0, tutto quanto andava nello stesso identico modo, solo che qui avrei cerchiato il meno. Prego. Sono soluzioni, perché in questo punto il prodotto è nullo. Quindi questi sono soluzioni. Qui indica lo zero. Tra un attimo faremo le disequazioni fratte, dove ho un'espressione al denominatore. Il denominatore non può mai essere zero, in quel caso il pallino non lo posso mettere. O metterò un simbolo che mi indica che quel numero non è accettabile. Ok? Tutto qua. Altro esercizio? Sì, solo un altro. È ancora più facile. X per x più 3 maggiore o uguale a 0. Ah, no, maggiore di 0 è massimo.
questa è un'equazione in forma normale, in forma standard, cioè fattorizzata, e a destra c'è 0. Ok? Il primo fattore è x, è positivo se x è maggiore o uguale a 0. Il secondo fattore è x più 3, è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 3. Basta portare il 3 a destra, costruisco la tabella, c'è x, quindi ho meno 3 è 0, riporto questi due numeri. Il primo fattore x è positivo a destra di 0, quindi meno, meno, più, e qui è nulla. Il secondo fattore x più 3 è positivo a destra di meno 3, e qui è 0. Di conseguenza meno per meno fa più, più per meno meno, più per più più. Qui la soluzione, quindi il prodotto è 0, qui è nulla. Adesso guardo cosa c'è scritto qua. La distribuzione mi chiede quando è che quel prodotto è positivo, non positivo o nullo, solo positivo. Quindi cerco i più, di conseguenza x minore di meno 3 oppure x maggiore di 1, senza l'uguale. Prego. Ma perché nella quadro, nello schema, nella tabella, si chiama tabella, nella tabella abbiamo messo nella prima riga, sì, meno meno più. E cosa c'è scritto qua? X maggiore di 0. La x è positiva a destra di 0, a sinistra di 0 è negativa dappertutto. Ok. Non fai altro che copiare questa. Okay. Attenzione, qui lo 0 non è soluzione, quindi il meno 3 e lo 0 non sono inclusi, non c'è minore o uguale, ma solo minore o maggiore. Qualunque x che sia più piccolo di 3 o più grande di 1 fa sì che questa sia vera. Queste sono le soluzioni. Più grande di 0. Sì, di 0, scusami, ho scritto male. Attenzione, correggente, ho scritto 1, 0 al posto di 1. No, 0. Grazie. Siamo un altro, siete pronti? Prendiamo questo. X per 5 meno x maggiore di 0. Così come prima ho il primo fattore x maggiore uguale a 0 se x maggiore uguale a 0, il secondo fattore 5, scusate, 5 meno x maggiore uguale a 0 se meno x maggiore o uguale a meno 5, x minore o uguale a 5. X minore o uguale a 5, attenzione. Ho diviso per meno 1. Tabella. Qui c'è lo 0, qui c'è il 5. Il primo fattore x è positivo a destra di 0, negativo a sinistra si annulla in 0. E poi ho 5 meno x che è positivo a sinistra di 5 e si annulla in 5. Certo che posso. Il primo fattore si chiama x ed è positivo quando è positivo. Meno meno, scusate, meno più più, perché a destra di 0 è positivo, a sinistra è negativo, in 0 si annulla. Dopodiché
5 meno x è positivo se x è più piccolo di 5, non più grande. Perché qui ho dovuto dividere per meno 1. Quindi riporto il segno più a sinistra di 5, non a destra. D'altro canto lo vedi facilmente. Se x fosse più grande di 5, questo sarebbe negativo. Eccolo qua. Tiriamo le somme. Meno, più, meno. 0, 0. Ergo, la disequazione è risolta se il prodotto è positivo, quindi mi interessa il più, per cui x deve essere compreso tra 0 e 5, quindi 0 minore di x minore di 5, con 0 e 5 entrambi esclusi, perché non ho maggiore uguale ma solo maggiore. Tutti i numeri compresi tra 0 e 5 rendono vera questa equazione. Avanti. Vado. No. Tanto se con altro socio. X più 3 per x meno 4 minore di 0. Qui mi interesseranno gli intervalli dove il prodotto è negativo, però questo lo guarderò alla fine. Primo fattore x più 3. X più 3 è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 3. Poi ho x meno 4 che è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 4. Basta portare meno 4 a destra. Tabella. I valori da riportare sono meno 3 e 4. X più 3 è positivo a destra di meno 3, quindi meno più di 0, e x meno 4 è positivo a destra di 4, meno più, e qui è 0. Meno per meno fa più per meno fa meno, più per più fa più. Qui ho 0, qui ho 0. La mia richiesta è che l'espressione sia negativa, quindi cerco il meno, e ho meno 3 minore di x minore di 4. Queste sono le soluzioni. Fatto il misfatto. Si tratta di confrontare dei segni. Ultima anche Costantino. No, signor Vitos. Cambiamo tipo di esercizio, così non vi annoiamo. Posso andare avanti? Che succede invece se ho un'espressione di questo tipo? Questa formalmente è una disequazione di secondo grado. È curioso fare le disequazioni di secondo grado se non aver fatto le equazioni di secondo grado, ma non fa niente, potete farcela lo stesso. Bisogna ricondursi al caso precedente, se si può. Cioè bisogna
bisogna fattorizzare. E qui è semplice perché i due monomi hanno in comune la x. Ecco, la disequazione è riscritta in un modo digeribile. Solita procedura, primo fattore x maggiore o uguale a 0, se x maggiore o uguale a 0 è automaticamente risolta. 2x meno 3 è maggiore o uguale a 0, se x è maggiore o uguale a 2 terzi. Ne fanno 3 mezzi, scusate. Tabella. Facciamo 0 e 3 mezzi. Il primo fattore x meno più 0 è nulla. Poi ho 2x meno 3 meno più qui è 0 più meno più, mi interessano i segni positivi, quindi x minore di 0 oppure x maggiore di 3 mezzi. Queste sono le soluzioni. Voilà. Il prodotto dei due è positivo a sinistra di 0. Lo 0 è qua, qui c'è il più. A sinistra di 0 questo prodotto è positivo. Devi guardare l'ultima riga. L'ultima riga contiene il segno del prodotto. Ok? Ci siamo? Altro esercizio, un pochino più qualcosa. Oh, pardon. X per x più 1 per x meno 2 maggiore o uguale a 0. I fattori sono 3. Il metodo è identico, solo che avrò 3 righe invece che 2. Il primo fattore è x è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 0. La competizione va bene fatta. Il secondo è x più 1 se è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a meno 1. Terzo fattore, x meno 2 è maggiore o uguale a 0, se x è maggiore o uguale a 2. Questa volta riporto tre numeri, 0, meno 1 e 2. Ok? Tabella, x ho meno 1, 0 e 2. L'importante è che siano ordinati, ok? Nell'ordine corretto. La scala, la... è arbitrato. X è positivo a destra di 0, quindi più e qui c'è meno, qui è 0. Poi x più 1 positivo a destra di meno 1, quindi più e qui c'è meno, qui ho 0. E infine x meno 2 positivo a destra di 2, meno più e qui ho 0. Adesso ho tre segni. Meno per meno per meno fa meno. Tre volte meno fa meno. Meno per più per meno, due volte meno fa più. Una volta sola meno fa meno, tutti più fa più. Qui ho 0, 0 e 0. Voglio che il prodotto sia positivo, quindi cerco questo intervallo e questo. Quindi questo corrisponde a x compreso tra meno 1 e 0, quindi meno 1 minore uguale a x minore uguale a 0, perché sia meno 1 che 0 annullano il fattore e lo 0 è soluzione, e poi a destra di 2. Ecco fatto.
il principio è lo stesso. Ancora qualche minuto. Quelle frate le faremo la prossima volta. Ok? Domande? Ripeto allora. Avete un'espressione fattorizzata. Per sapere il segno del prodotto dovete andare a studiare il segno di ogni singolo fattore. Quindi studiate il segno di ogni singolo termine del prodotto e poi li confrontate con una tabella. E poi, una volta che avete finito la tabella, andate a vedere che cosa vi si chiedeva, se il prodotto è positivo o è negativo. Quindi se è positivo, allora cerchi di più. Lo zero è la soluzione o no? Se qui c'è l'uguale o no? Se c'è l'uguale, allora anche i valori che annullano il prodotto vanno bene. Altrimenti non è giusto. Ok? Per oggi basta così.